da Sete del Dio Vivente, Meditazione sugli Purgatori negli Scritti Mistici di Don Giulio Giacometti e Don Piero Sessa, volume primo, Meditazione, una dottrina sul Purgatorio, una visione sul Purgatorio di Santa Margherita Maria Alacoque, 1647-1690. Il Sacro Cuore e le mie, virgolette, amiche penanti. Testi 1673. Si flagella per le anime del purgatorio. Quando mi accade di fare di mia scelta e senza l'ordine suo o della superiore a quelle specie di mortificazione e di penitenze, egli non mi permette nemmeno di offrirgliene. Me ne corregge, imponendomi la pena proprio come per le altre mancanze, ciascuna delle quali trova la sua particolare pena nel purgatorio, dove mi purifica per rendermi meno indegna della sua divina presenza e operazione. Infatti tutto in mero opera sua. Una volta, per esempio, avendo finito un'Ave Maris Stella di disciplina, secondo l'ordine che mi era stato dato, egli mi disse: «Ecco la mia parte». E siccome io continuavo, senti, ecco tu ora fai la parte del demonio. Naturalmente smisi subito. Un'altra volta facevo la disciplina per le sante anime del purgatorio. Dal momento che io ne volli fare più di quanto ne avevo il permesso, esse mi circondarono lamentandosi perché le colpivo. Ciò mi fece prendere la risoluzione di morire piuttosto che oltrepassare anche per poco i limiti dell'ubbidienza. Oltre a tutto, egli me ne dava la penitenza. Quando dice egli, capiamo che ci riferisce, che si riferisce a Domine Dio, ovviamente, quindi al nostro Signore Gesù Cristo. Una volta dunque, mentre ero davanti al Santissimo Sacramento, avendo trovato un po' di tempo libero, poiché le occupazioni che mi si davano non me ne lasciavano affatto, mi sentii investita della divina presenza, ma così fortemente che mi dimenticai di me stessa e del luogo dove ero, e mi abbandonai a quel divino spirito consegnando il mio cuore alla forza del suo amore. Egli mi lasciò riposare a lungo sul suo petto divino, dove mi fece conoscere le meraviglie del suo amore e i segreti inspiegabili del suo sacro cuore, che mi aveva sempre tenuto nascosto fino al momento in cui egli me lo manifestò per la prima volta. Lo fece in modo così effettivo e sensibile che non mi lasciò alcun dubbio per gli effetti che questa grazia produsse in me. Tuttavia, temo sempre di ingannarmi in tutto ciò che dico avvenire in me. Ora, teniamo presente quindi questa penitenza fatta per le anime del purgatorio, e questo è un insegnamento ovviamente non soltanto sull'importanza, perché la disciplina, per chi non lo sapesse, sono i flagelli, è una forma di mortificazione particolarmente efficace per espiare peccati di impurità, un po' come il digiuno. Vedete, è importante per una religiosa ovviamente attenersi strettamente alle obbedienze ricevute, perché se ti viene detto fai questo esercizio per un certo tempo stabilito, l'Ave Maris Stella è un inno, adesso non so se lo recitava o lo cantava, finito l'inno si deve smettere, quindi non si deve fare di più di iniziativa propria. Perché primo si fa la parte del demonio, e secondo, questa è ancora più caruccia, gli appaiono le anime del purgatorio che anziché dargli sollievo, quelle già soffrono tanto, si beccavano pure un po' di frustate che erano quelle in eccedenza, che per eccesso di zelo si dava Margherita. Possiamo vedere, sì, un altro paragrafetto che si intitola 3 mesi di purgatorio. Un'altra volta, mentre ero davanti al Santissimo il giorno del Corpus Domini, d'improvviso mi si presentò davanti una persona tutta avvolta dalle fiamme, i cui ardori mi penetrarono così fortemente che sembrava bruciassi con lei. Lo stato pietoso in cui mi fece vedere che si trovava in purgatorio mi fece versare molte lacrime.
Mi disse che era quel religioso benedettino che una volta aveva ascoltato la mia confessione e mi aveva ordinato di ricevere la Santa Comunione. Per compensarlo di un consiglio tanto utile, Dio gli aveva permesso di rivolgersi a me perché gli dessi sollievo nelle sue pene, chiedendomi per 3 mesi tutto ciò che avrei potuto fare e soffrire. Glielo promisi dopo averne ottenuto il permesso dalla superiore. Mi disse che la prima causa delle sue grandi sofferenze, ecco qui adesso comincio ad agitarmi un po' io, era aver preferito il proprio interesse alla gloria di Dio, per troppo attaccamento alla sua reputazione. Un problema per gli uomini incaricati. Non badare alla reputazione, se si sta di mezzo la gloria di Dio, cioè a quello che gli altri pensano di noi, con fratelli e anche fedeli laici. La seconda, la mancanza di carità verso i confratelli. E la terza, l'eccessivo affetto naturale verso le creature e l'averlo manifestato loro nei colloqui spirituali, cosa che dispiace molto a Dio. Mi sarebbe difficile raccontare quanto ebbi a soffrire in quei 3 mesi. Non mi lasciava mai e mi sembrava di avere il fianco presso cui stava, avvolto in una fiamma di fuoco, con dolori così acuti da gemere e piangere quasi continuamente. La superiora, presa da compassione, mi dava buone penitenze, soprattutto di disciplina, poiché le pene e le sofferenze esterne che mi si facevano soffrire per carità davano molto sollievo alle altre che la santità d'amore imprimeva in me come un piccolo saggio di ciò che essa fa soffrire a quelle povere anime. Alla fine dei 3 mesi lo rividi in maniera ben diversa, al colmo della gioia e circonfuso di gloria se ne andava a godere l'eterna felicità. Ringraziandomi mi disse che mi avrebbe protetta davanti a Dio. Io mi ero ammalata, però siccome la mia sofferenza scomparve con la sua, guarì subito. Anche questo episodio si commenta da solo ed è molto edificante. Vediamo un altro, magari forse l'ultimo, una religiosa in un letto di fiamme. Una volta vidi in sogno una religiosa deceduta da molto tempo, la quale mi disse che soffriva molto in purgatorio e che Dio le faceva soffrire una pena incomparabile, cioè la vista di una sua parente precipitata nell'inferno. Mi svegliai a queste parole tra angustie così grandi che mi sembrava che quella mi avesse data le sue. Mi sentivo il corpo a pezzi, tanto che riuscivo appena a muovermi. Ma siccome non si deve credere ai sogni, non vi feci gran caso. Ma ella me lo fece prendere in considerazione anche se non volevo. Insisteva talmente che non mi dava tregua, dicendomi di continuo: prega Dio per me, offri le tue sofferenze unite a quelle di Gesù Cristo per alleviare le mie. Dammi tutto ciò che farai fino al primo venerdì di maggio, giorno in cui riceverà la comunione per sé, per me. Scusate, come feci col permesso della superiore. Ma la mia pena aumentò tanto che mi opprimeva senza che potessi trovare sollievo né riposo. L'ubbidienza mi fece ritirare per riposare, ma appena fui a riposare nel letto, mi sembrava di averla vicino a me che mi diceva queste parole: eccoti a letto, comodamente sdraiata. Guarda me, coricata in un letto di fiamme, dove soffro mali intollerabili. Mi fece vedere quell'orribile letto che mi fa fremere ogni volta che ci penso, perché il materasso era di punte acuminate tutte di fuoco che le penetravano nella carne. Mi disse che era a causa della sua pigrizia e negligenza nell'osservanza delle regole e della infedeltà a Dio. E poi mi si strazia il cuore
con pettini di ferro incandescente, e questo è il mio più crudele tormento, per i pensieri di mormorazione e di critica nei quali mi sono soffermata contro le superiore, e ho la lingua mangiata da parassiti per punire le parole che ho detto contro la carità. E per aver mancato di silenzio, ecco la bocca tutta ulcerata. Ah, come vorrei che tutte le anime consacrate a Dio mi potessero vedere in questo orribile tormento, se potessi far loro provare la grandezza delle mie pene e di quelle che sono preparate a quante vivono negligentemente nella vocazione, senza dubbio si comporterebbero ben diversamente, osservando con esattezza i loro doveri, e si guarderebbero dal cadere nei difetti che mi fanno tanto soffrire. Tali lamenti mi facevano versare torrenti di lacrime. Mi volevano dare qualche medicina. Allora mi disse: sì, pensa a dare sollievo ai tuoi mali, ma nessuno pensa ad alleviare i miei. Oimè, un giorno di silenzio assoluto di tutta la comunità guarirebbe la mia bocca ulcerata. Un altro, trascorsa nella pratica della carità, senza cadere in alcuna colpa contro di questa, mi guarirebbe la lingua. E un terzo, senza mormorazione né critiche contro la superiora, guarirebbe il mio cuore straziato. Dopo la comunione che mi aveva chiesta, mi disse che gli orribili tormenti erano diminuiti, poiché le era stata detta una messa in onore della passione. Ma doveva restare ancora per lungo tempo in purgatorio, dove soffriva le pene dovute alle anime tiepide nel servizio di Dio. Mi trovai liberata dalle mie pene, ella mi aveva detto che non sarebbero diminuite affatto, finché non fosse consolata. Ecco, non c'è molto da commentare, avevo detto che era materiale un pochino incandescente, quindi sta suora, quindi qui chiaramente lei vede le religiose, le religiose, così come i consacrati, soffriranno un po' di più in purgatorio, perché loro sono tenuti a maggiore perfezione. Per cui se non la conseguono, ma anzi vivono in maniera tiepida, o cadendo in questi peccati, li aspetta purgatorio lungo e doloroso. Io, fatto un po' di tempo fa, una catechesi poi abbastanza storica, dove detti un titolo un po' provocatorio che chiaramente poi ha attirato, come sempre accade in questi casi, un maggior numero di visualizzazioni, che il purgatorio esiste e non è una sala d'aspetto. Cioè, è certamente un luogo dove si è raggiunti la salvezza se si entra a purgatorio, quindi cioè, una volta che si è raggiunto l'obiettivo si può soffrire quanto uno vuole, insomma, no? Però sono sofferenze che, se non fanno aumentare la gloria, quelle vissute in purgatorio, però sono purificatrici. Certamente è meglio, alla luce di quello che abbiamo ascoltato, cercare, provare, ecco, a limitare quanto più è possibile quelle fattispecie che avevano originato questa severissima e lunga pena di quest'anima in purgatorio. Quindi quello che abbiamo ascoltato è abbastanza forte, riteniamolo, e non è certamente un nobile motivo aspirare al paradiso e alla salvezza dell'anima solo per evitare i tormenti. Il più nobile motivo è farlo per amore di Dio e perché Lui lo merita, è sua gloria ed è nostra santificazione. Però se non c'è altro che il timore di soffrire troppo in purgatorio, ecco, se questo lo si può trasformare in bene, va bene anche questo. Nella consapevolezza che queste non sono favole, ma purtroppo questi luoghi che ci attendono dopo la fine della vita terrena esistono con certezza. Appunto, il purgatorio, l'agognato paradiso, e purtroppo, abbiamo sentito nella precedente lettura, anche la reale possibilità dell'eterna dannazione.